Ci siamo! Ci siamo! Ci siamo! Siamo vivi! Hello Kitty! Guardali che la maschera entrano! Mamma mia, sono arrabbiato, già sono arrabbiato! Inutile nascondere la tensione, la pressione, ma la paura no! Quella l'abbiamo lasciata sul campo contro i brasiliani di Neymar, perché lì abbiamo capito quanto valiamo. Quindi, niente paura e tanto coraggio, perché stasera vogliamo e possiamo passare noi. Forza Stallions, andiamoci Forza a prendere Stallions. L'ottavo. Assolutamente sì. Si va con l'uno contro uno, col primo minuto, arriva il pallone senza problemi. Bravo Leo, bravo! Primo uno contro uno. La porta sul destro, riesce a passare, forse può anche calciare in porta. Pallone alto. Ma insiste Gutierrez, forse stavolta riesce a passare in velocità. Baldi ancora, non è finita. Gutierrez contro Viviano. Lo mette a sedere Gutierrez. Baldi salva. Poi però il pallone è lì, ancora Viviano. Ancora Viviano e adesso entrano gli altri due. Bravo Giova, bravo. È solo Valtolini, palla di là però per Baldi. Ancora fuori, Viviano stop, poi apertura, Valtolini in area, destro, risponde il portiere, che bell'inizio di partita. Valtolini, secondo pallo trombetta, Valtolini va sul sinistro, può scaricare, lo fa su Baldi, poi si apre trombetta, che può pensare a calciare verso la porta, prende il fondo, trombetta dentro, pallone che esce dalla parte opposta, Michele Trombetta è entrato e si è presentato così. Ma guardate che culo, oh. Ma guarda che culo, ondo cazzo è passata sta palla. Nainggolan, ci affidiamo al suo destro. Stavolta apre dalle parti di Valtolini. Vai, dentro! Nainggolan chiuso! Sul più bello! Di là. Cercato Trombetta, sì, che vuole girarsi, fa buon movimento e buon lavoro. Nainggolan! Calcia centrale, risponde presente. Raccia. Questa è la partita che va. Si è un po' abbassato il ritmo. Eh sì. Buona gestione. Bravi! Poi sulla verticale, il metro anticipato, Trombetta. E lascia Nainggolan, un pallone un po' timido. Bravo Raja a tenerlo e allarga, poi ad aprire. Sta palla. Buon pallone per Aspera. Conclusione! Risponde ancora Monterde che blocca in due tempi. Altro tiro verso la porta e nello specchio della porta degli Stallions che anche da questo punto di vista sono cresciuti, perché ricordiamo già tante conclusioni, soprattutto alla prima contro Medaglio City. Larghe e invece è importante prendere la porta. Poi Monterde fino adesso non sta facendo particolari miracoli, palle un po' tutte addosso, ma va bene così. Sembrano i mondiali in Sudafrica con queste trombette comunque. Si è pupuzzela. Tocco di Alila, giro largo. Largo. Ma che fanno le furbate? Fanno, ma dai. Bravo Leon, cerca e trova Trombetta, la lascia a rimorchio per Nainggolan. Stiamo giocando benissimo con questi scambi cercati a ripetizione. Raja arriva col corpo un po' all'indietro. Tra meno di 3 minuti c'è il dado. Oggi tutti i numeri alti, eh? Guarda che se devono ribeccare uno contro uno. Senza fretta, non gioca, non forza la giocata. Bravo, bravo Andre. Bravissimo in dribbling. Può che pensare a destro, non riesce a far passare il pallone per Nainggolan. Vogliono ripartire loro, fortunatamente bravo, lo fanno così. Fondamentale l'intervento di Baldi, anche se avevano... Bravo! Poi altro intervento. Dai! Dispera. E quindi Nainggolan. Ritagliela! Che calcia in porta. Largo. Vediamo se c'è spazio. Da qui non si vede bene. Se c'è spazio per ridarla a Nainggolan. Ci può stare che si sia fatto ingolosire, onestamente. Da sì, lì. Sì. E allora mi sa che è il momento del dado. Vediamo un po'. Cazzo de dato, chi lo tira? Fammi vedere. No, è il giapponese. Questo qua è palese. Uno, o 1 o 2. O 1 o 2. Come tanto fino a mo' tutti 5 e 4. Vabbè, 4 4 4 4. È buono. Monterde anche molto bravo con i piedi. C'è ovviamente Pegna. Occhio a Monterde, che è zona tiro. Meno male che ho detto che è bravo con i piedi. Meno male. Coglioni. 40 secondi. Baldi, sì. Guarda la porta, va dentro, bella idea, Valtolini appoggia, Nainggolan, salvataggio e calcio d'angolo. No, zero minuti di recupero? Eh sì. Sì, è stato un primo tempo abbastanza scorrevole in realtà. Oh, Trombeo, devi spostare sto Cristiano, eh. Lo devi spostare sto Cristiano.
Madonna, porta, ragazzi, si va. Girato. T'ha preso in parola. Madonna, l'ha presa, ha stirato proprio. Pegna. Ha ricominciato da dietro con Sid che allarga. No. Altro inserimento premiato e conclusione. Mamma mia. Mamma mia, Viviano ingloba il pallone. Abbiamo tremato e soprattutto ci siamo aperti in modo incredibile. Diaz ha avuto l'occasione per l'1-0 e adesso Zaquinho. Via la paura, ragazzi. No, Vivia. Cerca il lancio Viviano per il lavoro di Trombetta che mette a dormire. Sì, Michelone! 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 Ma che cazzo di gol ha fatto? Ma che gol ha fatto? Ma che gol ha fatto? Michele Trombetta l'ha fatto di nuovo. 1-0. Capolino. Suona la tromba e mostra la maglia. Numero 9, Michele Trombetta. Stallions 1, Persas niente. Mamma mia, ragazzi, che gol ha fatto. Dove l'ha messa? Dove l'ha messa? Si gira ancora. Sta correndo tanto, anche senza palla. E lì ha fatto un lavoro pazzesco sul gol, perché il primo controllo gli era scappato un po' via. Poi si è ripreso bravo, fisicamente Leo, quel bravo! Pallone e l'ha girato subito. No, guarda Racia. Dalle parti di Gutierrez, scambio con Peña. Tocco vicino, noi sempre compatti. Buono, buono, premi, premi, premi. Questo è perché siamo così compatti, non hanno idee, non hanno spazi soprattutto. Sì. Adesso però ripartiamo, Nainggolan. Guarda, Trombetta. Guarda, sull'altra. Sta andando senza palla Marin. Vai, Vlad, Trombetta troppilo. In area, Marin, controllo. Marin, addosso, a Monterde. Peña. Punta Trombetta. Una palla a iniziare il 24. Occhio che arriva il pallone dietro. Di Viviano. Ma viene lì. Si racia. Oh. Gira. Ma questo è giallo. Dagli il scusa. Giallo. Se stava a se ne stava. Dagli il giallo. Questo è giallo tutta gialli. La vita. Impossibile dare un giallo. Ho capito. Questo va è bene. Giallo tutta la vita ed è più importante del calcio di punizione. Guarda, Nainggolan che va in porta. Palla dentro, no, Nainggolan non riesce a tenere quel pallone. E quindi ripartenza possibile. No, ci siamo noi. Bravissimo Spera, che cerca il doppio passo, ma Peña lo chiude con un grande intervento e va anche a ripartire per calciare fuori. Deviazione, calcio d'angolo. Sotto pressione al rinvio, Marin allarga un po' il gomito. Colpisce al volto l'avversario, che è giù. E Diaz, ora rivediamo il replay, ha preso il giallo. Giallo. Tu ha preso il giallo. Dai, no, non è vero. No, non è vero. Che questo è da giallo. Però voglio dire, se non ammonisci prima Rafael Sid, diventa per forza di cose polemica totale da parte nostra in questo caso. Si chiudono sempre con grande compattezza gli Stallions. Altro destro da fuori, altra deviazione, altro giro alla bandierina. Siamo avanti noi, 1-0. Mancano ancora i rigori presidenziali. Occhio a Olmedo che ha preso il fondo, sempre Olmedo dentro! Deviazione, calcio d'angolo, c'è Olmedo è pericolosissimo. Chiesta la carta adesso, chiesto il rigore presidenziale con Giammo che va col cappellino come l'ultima volta. E lo vedete che si sta preparando mentre loro ricominciano da dietro. E impostano con Islas. Peña chiude l'1-2. In realtà no, perché ci chiudiamo noi. È il momento di Blur, è il momento del presidente, è il momento del rigore presidenziale. Ovviamente dovranno batterlo anche loro, quindi vediamo un po' come si sistema tutto e chi va per primo soprattutto. Arriva già con gli scarpini, col solito cappellino e l'orologio. Non è andata bene contro i brasiliani. Giammo, facci sognare. Arriva il fischio. Blur traversa e palla fuori. E palla fuori. Con tanto di cavallino era entrato in campo. E qui ci si mette anche un po' la sfortuna. Cerca sempre questa soluzione centrale, traversa piena e palla che torna indietro. Adesso tocca a Zain. E adesso Viviano ha sulle spalle la responsabilità. Parte Zain. Fuori! E perde anche una scarpa.
rimaniamo avanti noi. Che brutto rigore, che brutto rigore. Mamma mia, Seawolf li calcia meglio e per distacco. Oh, laterale la volevo tirare, partita già centrale. Mamma mia, che piedi, oh, che piedi. Sulla Patrici. Non ti preoccupare, che di là hanno fatto peggio. Volevo incrociare, frate, non si sa perché, partono tutte dritte, partono. Poi Sid torna da Gonzales. Sinistro Viviano! Che parata ha fatto Viviano! Che parata ha fatto Viviano! L'ha tolta dall'incrocio! Angolo battuto, si muove ancora Gonzales, arriva il cross, Viviano! Viviano! Gutierrez, 37esimo. Chiamiamo una carta. Chiamano anche loro una carta. Gonzales zona tiro, sinistro, fuori! Fuori! E adesso vediamo che succede. Ci abbiamo il rigore, Federico. Chi va, Giammo? Io farei andare Paltulini. Ma può essere che vanno in Golan. E loro che c'hanno? Dai, tipo... Shootout, si hanno tirato così tardi. Lo sapevo. C'hanno pure il loro rigore. Rigore, rigore. E ok. Questo significa che se va male c'è il golden goal. Trombetta ci ha portato avanti girandosi ancora. La regia va su di lui. Io non credo... Ah sì, è lì sul dischetto, quindi credo sì, in realtà. Va lui. Vorrei dirti che pesa tanto questo pallone, ma lo sai che non pesa, visto quanto si alza. Parte. Trombetta! Trombetta! Sempre e comunque Michele Trombetta, anche sul rigore, 2-0, 2-0, 2-0. Bello, mazza, bello. Adesso tocca a loro, adesso tocca a Juan Lopez. A tiri sulla traversa, frate. Tiri, guarda, sta prendendo la rincorsa di Roberto Carlos. Tira sto siluro. Andiamo! E andiamo! Viviano protesta perché? È da capire, perché Viviano... No, c'è la... Il piede, secondo me è alto. Secondo me il piede è tutto ok. È tutto ok, il sorriso di Viviano mi fa stare tranquillo a livelli incredibili in questa ultima chance per passare agli ottavi. Si va! Dai Matti, che è tua. Perché però? È mezza all'indietro, eh! Possesso loro. Vabbè. Perché sta interpretando è buono, quel ruolo. Ah. Palla lunga qui per Nainggolan. E quindi mi ricordavo il nome del portiere, fantastico. Monterde. Stavo dicendo un'altra cosa che a Roma conosciamo bene. Ma il gol vale doppio. È buona. Marin con controllo. Vai! Prova a rimanere in piedi Marin, che la sposta forse sul lato sbagliato. Gli è rimbalzata male sulla gamba. Con le mani il 3 a cercare il secondo palo, spera! Salvataggio, poi Trombetta con il tacco addirittura ed esce Monterde. Dobbiamo soffrire, ma mancano meno di 30 secondi. Pegna va sul destro, poi fuori per Gonzales. Hanno paura di fare la giocata. Gutierrez, palla dentro, scarico su Pegna, deviazione, occhio, chiesto un tocco con la mano, l'arbitro per il momento non dice soltanto rimessa laterale, ma c'è check, in teoria il recupero è scaduto, che succede qui? Ah, la tocca di mano, spera, qui la vede Alvarez da calcio di rigore. La tocca di mano, spera, incredibile, la tocca proprio, la toglie con la mano, ci va proprio, non può non darlo. Calcio di rigore, lo sapevamo. Di là sono già convinti che si andrà agli shootout, ma noi abbiamo Viviano ed è il suo momento. Arriva il fischio. Parte Olmedo con il sinistro. Viviano! E poi va bene così! Ha fischiato! E poi va bene così!
così, perché conta solo la parata. Portaci Emiliano Di Viano ha parato il rigore, è finita così. Gli Stallions offrono, tremano, hanno parlato in tantissimi, ma oggi passiamo noi agli ottavi, ci andiamo noi. Ibai, stiamo llegando. È molto più bello, è molto più semplice rispetto all'ultima contro i brasiliani. Intanto però non parlo, vi faccio sentire la festa, che è più importante e più bella. La trombetta si è girato ancora, andiamo agli ottavi, vinciamo noi, soffrendo da Italia, ma è ancora più bello così. E si al termine gode di questa partita. E adesso lo posso dire. Sarebbe una mancanza di rispetto, ragazzi, levare il merito a questi ragazzi ponendo tutte le luci sul mio rigore segnato. O sea, penalti. Gol. Michelone! Michelone! Ma che cazzo di gol ha fatto? Ma che gol ha fatto? Ma che gol ha fatto?